E ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Retentive e quella che vi porto oggi è la Top 5 Plays of the Week, ovvero la Top 5 composta dalle vostre migliori clip che ci inviate tutte le settimane all'email che state vedendo. Raga, continuate a inviarci le vostre migliori clip per top sempre migliori. Questa settimana avremo un'altra novità, però ovviamente sono clip fantastiche, quindi prima di passare alle novità di questa settimana partiamo subito con il quinto posto. In quinta posizione troviamo Gianni De Boss che si trova su Nuketown di Black Ops 3 e ci fa questa quad feed con il P06, che è spottata, è una 5 on split anche, però è nello spot di Nuketown classico. Lì le clip valgono molto meno e quindi ho deciso di metterla al quarto posto, il quinto posto. Al quarto posto troviamo Domenico e ci fa questa 5 on 10-4. La prossima volta mandami la clip un po' più lunga, così almeno ho più lavoro da farci. Terzo posto invece troviamo una tripla in un colpo fatta da Kim su COD 4 Remastered. Anche qui cerca di inviarci le clip un po' più lunghe perché ci faresti veramente un piacere. Al primo dei due primi posti troviamo Eggman61 che si trova su COD 4 Remastered, sempre questa volta con il Barrett, ci prende prima due nemici, poi si muove verso questo spot, ci prende una collateral, due singole e poi ci fa una 5-on per due prendendo altri due nemici, purtroppo anche un piccolo miss sarebbe potuto essere una clip sensazionale. Nell'altra prima posizione, raga, troviamo una clip fatta da Killer che prima ci fa una kill, ricarica, tira il C4, lo fa esplodere, 5-on, compresa anche l'headshot che aveva fatto prima, più quad di C4, poi tira fuori il Purifier. Ricordo che sta giocando da solo e non in gruppo, quindi ovviamente c'è un po' più di difficoltà. E inoltre non aveva neanche il V-Set attivo e riesce a fare un devasto mostruoso con questo Purifier. Ci fa tipo qualcosa come 15 kill in pochissimo tempo. Si vede anche prendere la medaglietta senza anima ed è veramente una bella clip. Niente raga, qui la top 5 è già finita. Io vi chiedo di lasciare un bel like. Penso che domani vi porteremo qualcosa di inerente a Call of Duty World War 2. Adesso ho provato a chiedere i diritti di poter mettere le immagini di World War 2 all'interno di uno dei miei video. Spero che mi diano i diritti. Se sarà così, domani vedrete un video su World War 2 in cui vi daremo tutti i nostri pensieri su quello che stiamo vedendo in questo momento dalle 3 di Los Angeles. Niente raga, da Retentive è tutto, bella! Il GTF ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.